Sarebbe un risultato prezioso per come si è messa la partita, visto quanto manca da giocare. C'è spazio per andare. Perisic! E il pallone entra! Ed è gol! Stanno dilagando, si vede che il titolo è davvero a portata di mano. Grande autostima, grande sicurezza per questa squadra. Hanno a disposizione più match point per laurearsi campioni. Difficile che possano sprecarli tutti. Rivediamo lo sfortunato autogol di prima. Che ne pensi, Stefano? Era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non poteva certo scomparire. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Tre i minuti da recuperare. Mathieu. Bruno Fernandes. Piccini. Coentrao. Occhio, cerca l'area di rigore. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. È il momento della festa, è il momento del podio, ovviamente ridotto il protocollo per ricevere il trofeo con la felicità del pubblico, con i fuochi d'artificio, con la fierezza del capitano e dei suoi compagni di squadra. Per questo che è un momento bello, importante, bellissimo, no Stefano? Beh, indimenticabile direi, io sono contento anche di essere qua con te a celebrare, a vivere. Mi è piaciuto qualcuno di momento? Beh, sono stato anche fortunato per questo e li ricordo tutti con grande gioia e con grande orgoglio, se vogliamo. È l'orgoglio che deve caratterizzare anche questo momento per questi grandi giocatori. E sicuramente, insomma, lo si legge nei loro occhi e ovviamente in tutto il cerimoniale. Ci sono i flash dei fotografi e beh, insomma, questo è il momento della festa più stranata, eh. Meraviglioso, anch'io se ricordo, quella che rimane sugli almanacchi. Fammela fare perché è una sensazione meravigliosa, un'atmosfera indescrivibile. Quella che rimane sugli almanacchi e che riempie ovviamente le prime pagine dei giornali, la loro festa. Avanza, palla al piede. João Mario! E qui il portiere è davvero super. Palla interessante per Icardi. Mette in mezzo con il portiere di pugno, allontana. C'è spazio per andare. Perisic!